avrete anche gemelli, ma mi sembra un filo più bella lei. ma un filo, eh. Come ti chiami? Da dove vieni? Quanti anni hai? Allora, mi chiamo Elisabetta. Vengo dal Piemonte e ho compiuto da pochissimo 30 anni. Wow, devo dire che sei stata veramente, veramente brava. E hai dato una tua interpretazione a questo pezzo che è stato già sentito e risentito in varie versioni, quindi secondo me non era neanche una scelta così furba, ecco, cioè ad esempio aver convinto me con questa canzone è stato veramente, non lo so, aver venduto del ghiaccio a un eschimese. E poi volevo farti anche i complimenti per tutta la carica che ci hai messo dentro, anche un po' erotica. Sono sicuro che un casino di gente, grazie a come ha interpretato questo pezzo, stasera ha scoperto la propria sessualità. Sono contenta di aver potuto aiutare queste persone. Elisabetta, ciao. Ciao. Mi sono girato quasi subito. Devo dire un po' come mi è successo per altre canzoni più rock, però questa è una delle canzoni italiane, secondo me, migliori come composizione e come interpretazione degli anni Ottanta. Hai un bel timbro. Potevi andare anche più in là e naturalmente, se deciderai di venire con me, ti farò esplorare strade incredibili vocalmente, perché sono convinto che ce l'hai dentro queste cose, hai dentro queste note e hai dentro anche la possibilità di sperimentare nuove timbriche, per cui t'aspetto nel team dei Babbo. Elisabetta, grande carattere, mi sei piaciuta moltissimo e non devi andare né di qua né di là, ma sì, devi venire con me, perché io credo che tu possa veramente, non ti ho vista mentre cantavi, quindi non so come ti muovi, ma insomma per come ti muovi adesso si possono fare passi da giganti. Quindi scegli me, Elisabetta. Arrivederci, cari. Ciao, Raffa. Buona, Raffa. Viva le donne, viva le donne. Viva le brava, Noemi. Allora. O di Riffa o di Raffa, ci scappa sempre la baruffa, guarda. È sempre così. Io, la scelta difficile e per lo più le motivazioni sono state diverse e alcune molto curiose. E quando ero a casa pensai, se mai si girerà qualcuno, mi affiderò
al primo che ha avuto fiducia in me. È anche vero che non pensavo si girasse Raffaella, non l'avrei mai pensato, infatti mi ha fatto molto piacere. E quindi la scelta inizia a diventare molto difficile. Io scusa, ma bevo per dimenticare perché ho già capito. Ho già capito l'antifona qua. È anche vero che la fedeltà nelle scelte fa parte del mio carattere, quindi scelgo Piero Pelù. Va bene. Oltre che brava, oltre che bella e anche onesta. Oh, bene, brava, brava così. Oh, bene fa, fatti abbracciare. Bene. Molto, molto carina e brava. Bene, grande. Grazie di avermi scelto. Sei un ladruncolo.